finale per il titolo soltanto ai calci di rigore, dopo che per il terzo posto nelle uniche da Bobby Robson per Robson, l'arcata sopraccigliare, più vinto per quanto riguarda l'ordine pubblico. Azeglio Vicini, che vediamo dietro la panchina inglese, dove vediamo Waddle e Pio Vialli. Ali è 2-0 per l'Inghilterra. Gli incontri sono una innovazione. C'è Dorigo che va al cross, conclusione finita con un tiro cross di Tom. E c'è il primo calcio di punizione decretato Necker, sul quale c'è Bergomi su Platt e Vierkovod su di Dorigo, che scavalca Maldini, arriva Stevens e va al tiro il nostro Zenga. Questa conclusione, il tiro riprende però ancora la squadra azzurra, con questa ci ripropone la conclusione del De Agostini. Il tiro di De Agostini dopo 3 e 10 secondi del primo tempo. Ancora Giannini cerca la triangolazione, Volker a spezzare la prolungata di punizione in favore degli azzurri di Azeglio Vicini. Il doppio intervento di Platt, l'episodio. Poi c'è un fischio dell'arbitro prima della punizione in favore della difesa azzurra. Della nazionale inglese, abbiamo rivisto il fallo di fermata scorrettamente questa azione di Steven. Platt si gira bene e tira fuori la conclusione di Platt, bravo a girarsi. David Platt, 24enne dell'Aston Villa. In profondità Baggio entra in area, Baggio ancora. Vento di Baggio. Va al cross Steven, controlla Agostini che va via in velocità, Walker mette in mezzo Wright, quindi Bergomi, Giannini. Lineker va al cross sotto porta, uscito Zenga, la difesa protegge ancora verso Giannini e in anticipo su di lui. Ecco che stiamo rivedendo l'episodio. Azione in favore dell'Inghilterra. Intervento fra Bergomi e Ferrara, poi c'è anche il fallo su Ferrara da parte di interrotta scorrettamente per un fallo su C. Va via da parte di McMahon, calcio di punizione già battuto. Ecco che rivediamo il fallo di Walker. Baggio va al tiro, Baggio ribattuto in favore dell'Italia. Lineker riconquista la palla, poi Steven, ancora Steven, calcio di punizione in favore della difesa in malinteso fra Baresi, la rimessa inglese di Dorigo. Ecco che rivediamo l'intervento a intervenire scorrettamente, calcio di punizione in c'è poi nazionale inglese, ottimo spunto pone il giocatore di origine italiana, parte di Platt che va alla conclusione fuori, bello spunto iniziale di David Platt, poi concluso malato di un errore da parte di la sua maniera rocciosa. Baggio al volo e il tiro è controllato, forte TV di Lineker e Italia e Inghilterra. Molto spazio davanti ad Ancelotti, che infatti prova il tiro. Ancelotti alto, 4 minuti e 50 del primo tempo. Recupero ancora da parte di Ferrara, il tiro parato, il palo e Schillaci, campionato del mondo, ecco la sua conclusione che viene ripetuta, para il portiere in maniera tale che Schillaci in possesso della palla prosegue l'azione italiana. Ferrara e poi eccolo inquadrato Baggio, Baggio si libera per il tiro, conclusione Burro che nelle ultime Baggio 29 minuti e 10 del per un eventuale triangolo e troppo in profondità il campo. E a Maldini il tiro di Schillaci alto per Lineker, dato ancora Salvatore Schillaci, autore in campo. Di Agostini saltato Steven, va un cross, colpo di testa, rivedendo il pericoloso cross di Steven, Lineker e poi il messo in gioco di Dorigo.
allontanando l'area di rigore. Steven ripropone un pallone in area, Ferrari ad allontanare, ecco Vierkovod dalla parte opposta, però in anticipo su tutti Dorigo, che per Di Agostini, cross di Di Agostini, colpo di testa alta la Gigi Di Agostini, il colpo di testa di Bergomi, palla capitano azzurro che ha colpito di testa al 35esimo. Schillaci, il pallone gli sfugge, inquadrato ancora Zeglio Vicini, siamo al 37 verso Gengio, verso Giannini, posizione regolare Giannini, il suo pallonetto Guardellina aveva visto in posizione regolare, Giannini va alla confine che era ancora Stevens, troppo lungo Bursley, Ancelotti va un cross verso Trevor Steven, molto bene Steven ma lo anticipa subito dopo l'avventura Giannini, entra benissimo l'area Giannini, il cross, il difesa inglese sul pallone che Giannini aveva, ottimo il suo spunto fra due avversari, mette in mezzo verso la pressione con Giannini, Schillaci però poi va un tiro, tiro di Schillaci, parata di Shilton, l'essità, la scelta di a zero, adesso il pigno che Baggio propone, adesso Wall Baggio che insieme a Ferrara è il più giusto, ancora un'inquadratura dedicata alla palla sul destro e tenta la conclusione Maldini e De Agostini, il milanista va, abbiamo visto tutto in mezzo del secondo, Schillaci si gira dietro per Giannini, conclusione fuori bersaglio, paura del fuorigioco, Schillaci è rimasto un po' indeciso, attacco di Baresi, Baresi ancora lo ferma, Ottini che trova spazio sulla fascia sinistra, rinvia fascia destra, Schillaci resiste benissimo, ora di Bergomi per Ferrara, possibile il cross, via squadra azzurra, uno sguardo nella tribuna VIP dove vediamo un bel cross un po' largo e dà la sensazione di stringere i tempi, primo piano per Gianluca Viangolo, palla toccata, palla carambola su un paio di giocatori, poi la botta finale, io ecco Vierkovod che va a recuperare la sua posizione difensiva, il Necker va a chiudere Vierkovod, il china azzurra, quindi Schillaci, Platt è stato anche a scattare, abbiamo Bobby Robson, Giannini per De Agostini, il tiro deviato anche De Agostini che va sulla barriera, si impenna, confermata anche dagli angoli, gira Maldini, cerca di inserire la rovesciata di, si riprenderà comunque con una rimessa ed è Baresi per Schillaci con, di buttarsi sul pallone davanti inglese Lineker, va a una conclusione e Inghilterra, abbiamo arrivato dopo 16 minuti e 20 del secondo tempo, un il colpo di testa spinge il tiro, forse perde l'attimo, lo ritrova e poi Bursley, posizione possibile per il tiro, alta la conclusione, Bursley che aveva raccolto il colpo di testa, eccolo inquadrato, 29 Baggio, lo stesso Ferrara caparbiamente va a riconquistare ancora, che non modifica dal punto di vista di Wright su Ferrara, che è la partita di cambio, disimpegno a, che gli ruba il tempo, diciamo così, di Shilton, vedete all'inteso, la palla riconquistata da Baggio, porta quasi vuota, gol, gira gli avversari e poi lo stiamo rivedendo ancora, era di Salvatore Schillaci e va al 25esimo minuto del pallone in area di rigore, state a questa che ha portato al, ecco il secondo cambio, Dorigo ha un rimpallo favorevole, Baggio in porta in zona di tiro, Maldini un calibrato cross ed è fuori gioco, ha sbandierato il guardalì di Baresi per Baggio che cerca di mandare al Walker sullo Juventino e ne blocca lungo verso Lineker, ancora in fuorigioco il centro Baresi, poi Webb va al tiro, bravissimo il tiro di Webb e la bella parata, corre poi anche a cercare di evitare il calcio d'angolo, gli impedisce di proseguire l'azione e poi proprio indirizzata all'angolino,
Delizioso lancio verso Baggio, Baggio le prese. Va al cross verso Platt, colpo di testa. Colpo di testa di Platt e la palla. Ecco la ripetizione. 1-1. 36 minuti di gioco ancora. C'è stato il secondo tempo, Platt ha pareggiato di testa. Tutto da rifare, 1-1. Ecco il canestro. Va via Baggio, serve verso Schillaci, 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 di fronte a lui c'è Bar. Esulta anche la tribuna. Rigore per l'Italia, 39esimo. Tiro, gol! Italiana, ecco la ripetizione del rigore. Il rigore battuto con il portiere da una parte, la palla dall'altra. Ancora la ripetizione del rigore di del secondo tempo. Rigore di Salvatore. Colpo di testa di Baren. Esce Zenga. Bella partita di Steven, a un cross pericoloso e svetta. Evitare ulteriori pericoli. Verso Schillaci, ottimo controllo da parte di Sarga per Giannini, entra in area Giannini, va un tiro. Mentre sta scadendo il tempo ufficiale, Bergomi, collaborazione Bergomi Baggio, lungo gol è stato verso Berg. Non fa niente, la partita di che però viene annullata. L'Italia avrebbe potuto giocare, ma indubbiamente